E ammesso che molte mamme vogliono male i propri figli, però sono convinti che Magni, che è Pun, Magni che cresce. È vero o no? Ma noi dovremmo crescere a livello intellettuale, dovremmo crescere a livello d'altezza, no di larghezza. Ai soliti ingredienti dell'appuntamento con la Daunia, Peppe Zullo aggiunge la comicità enogastronomica di Santino Caravella. È una tavolata di star, quella imbandita dal cuoco contadino per ragionare sul tema della 22esima edizione, il cibo giusto, the right food. Per due giorni a Orsara, nel suo regno, domenica e lunedì, ospiti da tutto il mondo si sono lasciati ispirare dalla semplicità e dalla genuinità dei sapori e dei colori dell'orto e dei Monti Dauni. Le eccellenze del territorio sono state protagoniste della grande festa del gusto organizzata dallo chef. A tavola si supera tra sugo di cinghiale, fiori di zucca, pizza all'acqua, la tradizione nei piatti sapientemente manipolata, come insegna dal suo paradiso. Qual è il cibo giusto? Beh, una domanda da $1 milione, se pensiamo un po' ai miei trascorsi nordamericani. Il cibo giusto, secondo me, e trovare un equilibrio giusto con se stessi e andare alla ricerca del cibo giusto, perché il cibo giusto è una cosa che ti devi cercare, che ti devi conquistare e che ti devi innamorare, perché avere il cibo giusto vuol dire volersi bene. Cioè, uno che si vuole bene vuol dire che mangia bene e si costruisce il cibo giusto. Il cibo giusto, secondo me, noi abbiamo la fortuna di vivere in questo territorio in cui nasce e cresce di tutto di più, è quello di dare valore a quello che ci circonda. Poi è normale che in questo mondo bisogna anche fare attenzione a quello che ci viene offerto anche a basso costo. Ecco, io stavo scherzando con degli amici, anche oggi al convegno qualcuno ne ha parlato, di fare una specie di giochetto che è quello del 5-5-5. Perché molte volte oggi, ecco, giustamente non abbiamo i soldi, però molte volte una delle cose più importanti è non abbiamo il tempo, che poi alla fine il tempo è una delle cose che non puoi comprare. Allora io dico, scherzando, se io mi trovo in un luogo e mi guardo in tasca e trovo 5 euro, guardo l'orologio e ho 5 minuti, dovrei avere il diritto di trovare un posto che in 5 minuti con 5 euro mi dà un cibo a 5 stelle. Lo so che non è facile, però se lo cerchiamo lo troviamo.